è stata inaugurata la mostra 50 anni del Consiglio regionale della Puglia nel cinquantenario della prima seduta, il 13 luglio 1970. Il percorso espositivo, allestito dal Consiglio regionale in collaborazione con la Fondazione Gramsci, è corredato da 22 pannelli con fotografie conservate nell'archivio iconografico del Consiglio e articoli di periodici locali. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta nella nuova sede di Via Gentile con il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzi. I vari governi che si sono succeduti hanno dato un contributo non di poco conto a fare della Puglia questa grande regione che è oggi. E quindi tantissime sono state le iniziative sullo sviluppo, sulle infrastrutture, sulla centralità dell'economia, nei rapporti anche con i paesi, con i Balcani. Sono stati anni intensi. Ovviamente le ombre sono forse. Si poteva e possiamo ancora fare di più, soprattutto sulla questione del lavoro. È del tutto evidente che ci sono anche elementi di politica nazionale, di politica industriale, di politiche europee. Tuttavia le regioni, io penso che possono fare ancora molto di più per cercare di dare una risposta positiva a quello che è il vero problema che abbiamo oggi di fronte, che sono i giovani disoccupati. L'esposizione è completata da un video di circa 30 minuti che ripercorre le 10 legislature, conseguenze delle sedute dell'Assemblea, tratti dagli archivi del Consiglio regionale. I 22 pannelli invece propongono approfondimenti sulle fonti normative, sullo statuto della Regione Puglia, stemma e gonfalone. Un pannello è per i primi anni alla ricerca di un'identità, seguito da altri con principali avvenimenti tra date, descrizioni e nomi dei presidenti di regione e del Consiglio regionale. Tra gli ospiti del vernissage anche il consigliere della Democrazia Cristiana Enzo Sorice, che ha fatto parte della prima consigliatura negli anni 70. La regione in quel momento serviva a creare le condizioni di una partecipazione dei cittadini alla vita democratica del paese, e quindi abbiamo evitato rivoluzioni, abbiamo evitato la scissione dei paesi del nord. Quindi i lati positivi dopo 50 anni sono questi, ma sono iniziati nel 70, quindi oggi ci sono ancora alcune ombre, c'è una tendenza delle regioni ad accentrare il potere, mentre i comuni chiedono maggiore partecipazione, però è una evoluzione e quindi c'è ancora tempo per la definitiva istituzione regionale all'interno del tessuto democratico del paese.